Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui con un tag che si chiama Una nuova emozione stile Inside Out. In pratica stavo vedendo qualche giorno fa Instagram e quindi mi sono imbattuta in questi ragazzi che seguo, che sono i ragazzi di Casa Surace, e in pratica loro hanno inventato, diciamo così, delle nuove emozioni. In pratica hanno messo delle immagini e loro hanno associato delle emozioni a modo loro. Quindi io ho preso solo la parola dell'emozione e io ho scritto il resto, o che sia un libro o un protagonista di qualche libro. Parto subito con la prima. In pratica è loro hanno associato "Noi siamo hit dell'estate" e io ho scritto un libro che contiene la musica o che c'è di mezzo la musica. E io vi mostro lui, Missing Trains, di Rossella Palloni, edito dalla casa editrice Idea. Condividevano la stessa confusione sotto un cielo limpido. E dietro c'è scritto Angie e Johnny, due persone diverse, due cammini difficili uniti dalla musica. Missing Trains è un percorso di evoluzione e riscatto personale, una storia d'amore che nasce per sbaglio e affronta le difficoltà di un mondo che può essere crudele, quello del web e del cyber e cyberbullismo. Comunque lui. Poi l'altro è il secondo. Io sono prova costume e io ho scritto un protagonista che è convinto di quello che sta facendo. E io vi mostro lui, che è La rinascita della terra di Antonio Maddaloni, edito dalla casa editrice Dialoghi, perché in pratica il protagonista Parker, dopo un sogno e dopo che trova una strana pietra, cade nel suo giardino, quindi decide di partire per salvare appunto la terra, e comunque gira per il mondo. Trova delle difficoltà durante il suo percorso, ma alla fine riesce a concludere il suo obiettivo. Poi, 3. Io sono invito a un matrimonio ad agosto. Un libro o protagonista che non sopporti o che o hai fatto fatica a finire. Io vi mostro un libro che l'ho letteralmente lasciato a metà, lo avevo già citato in alcuni video, convinta di continuarlo, ma alla fine ho provato a leggere qualche altra pagina, ma alla fine ci ho rinunciato. Che lui, Vuoto fino all'orlo, di Samuela Pierucci. Alla fine questo libro qui, anche se ha 83 pagine, sono arrivata neanche a metà, ma no, non è un libro che non fa per me. E dietro c'è scritto Amal Dalkiria, la vita scorre senza imprevisti, appagando la rassicurante routine degli abitanti. Nel giorno di riposo accade però qualcosa di insolito: lo spauracchio torcimente irrompe durante la funzione religiosa. Polveri, colori, allucinazioni e una filastrocca immobilizzano i presenti e il villaggio cade in un momentaneo stato di torpore. Allora, la trama mi ispirava, però il libro in sé non l'ho capito fino in pratica a quasi metà libro, quindi non l'ho neanche continuato perché proprio no, è un no questo libro. Poi, 4. Io sono voglia di mare, un libro che ti fa pensare al mare.
e faccio vedere questo qua, Tutta colpa del caffè di Lorenzo Iero, perché in pratica è ambientato appunto a zona mare ed è ambientato nel sud Italia. E io l'ho letto e mi è piaciuto e ve lo consiglio qui, questo qui, ed è la collana Attimi. Poi l'ultimo, Io sono ossessione, la numero 5. Io sono sessione d'esame, scusatemi. Un protagonista che durante il suo viaggio incontra degli imprevisti ma riesce a concludere il percorso. E io vi mostro Harry Potter e la pietra filosofale, che durante i suoi 7 anni incontra imprevisti ma con l'aiuto degli amici e di alcuni professori riesce comunque a superare il tutto. Con questo concludo il video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.